molto breve, il regolamento in questione è teso a creare degli spazi di aggregazione sociale, cercando di sottrarre dei lotti, dei terreni agli spostamenti abusivi. In prima istanza vengono considerati i lotti, i terreni della disponibilità del comune di Casoria e possono essere affidati in comodato uso gratuito ad organismi collettivi, quindi associazioni, condomini, comitati di quartiere. E in uno degli articoli, nello specifico l'articolo 3 di questo regolamento, è prevista la possibilità anche per i privati di destinare questi lotti di proprietà alla funzione sociale, quindi all'attribuzione sempre in contatto gratuito attraverso le comuni casuali ad organismi collettivi. Naturalmente il principio fondante di questo regolamento è la sottrazione all'abbandono, agli spostamenti abusivi dei terreni incolti, sottraendo anche ai privati e al comune stesso gli oneri pesanti annuali per la pulizia degli stessi. Quindi con l'attuazione del regolamento si creerà un presidio fisso che darà anche come riferimento per gli spostamenti, ripeto,